Dagli albori ai giorni nostri, il Museo Nazionale dell'Automobile racconta in modo chiaro e suggestivo l'indissolubile legame che unisce la storia dell'automobile a quella della nostra società e cultura. Un percorso narrativo, suddiviso in 30 sezioni, che dalla bacheca di Genesi, omaggio ai precursori, arriva fino ai giorni nostri, alle evoluzioni tecnologiche del design, fucina di idee, talenti e ispirazione. Un viaggio incredibile, che iniziamo a bordo della carrozza a vapore che Virginio Bordino ideò qui a Torino nel 1854, piena rivoluzione industriale. I cavalli diventano fantasmi e il sogno di muoversi sempre più velocemente diventa realtà. All'inizio del Novecento, nelle officine, artigiani finissimi e progettisti geniali lavorano fianco a fianco sull'oggetto del futuro. L'automobile, nei primi anni 10, ancora lussuoso privilegio dei pochi che possono permettersi un vero e proprio salotto viaggiante. Lusso, ma anche avventura. Come nessun'altra, l'epica Itala Parigi-Pechino racconta in quegli stessi anni la storia di una sfida impossibile. Ma tutto cambia a grande velocità. La guerra scombina le carte e la crisi del 29 produce stravolgimenti economici e sociali che coinvolgono il mondo intero. Ma le ricerche sull'automobile non si arrestano e anzi conoscono un nuovo impulso. Dalla diffusione del motore a scoppio all'applicazione automobilistica di una scienza fino ad allora appannaggio dell'aeronautica, l'aerodinamica. Le auto iniziano a essere prodotte in serie e diventano accessibili a strati più ampi della popolazione, senza mai sacrificare la bella linea italiana. Negli anni 50 l'arte carrozziera conosce uno dei suoi periodi più fertili, tanto da diventare una vera e propria scuola. Sono gli anni del boom economico della Fiat 600. Ma dalla società del primo consumismo e per reazione ad essa prendono avvio le rivoluzioni sociali degli anni 70, quando i giovani partono alla conquista del mondo a bordo della due cavalli Citroen e del pulmino Volkswagen, simboli da quel momento di avventura e anticonformismo. Un viaggio sempre più frenetico che attraversa nuove guerre e nuove crisi, molte delle quali legate al petrolio. L'innovazione automobilistica non può rimanere indifferente di fronte all'esigenza di preservare il nostro pianeta e di salvaguardarne gli ecosistemi. Con gli anni 90 il mondo conosce una vera e propria rivoluzione culturale. Sono gli anni della globalizzazione e del ritorno alla natura, dell'interesse verso l'ambiente e dell'attenzione nei confronti del pianeta. La società si trova di fronte a un bivio. Da una parte un mondo scuro e grigio fatto di petrolio, traffico, inquinamento e degrado. Dall'altra un mondo chiaro e luminoso, dove l'energia proviene da fonti rinnovabili e il nostro stile di vita non è incompatibile con la tutela dell'ambiente. Al primo piano il viaggio continua e sono i vari aspetti legati alla realizzazione di una vettura a esserne protagonisti. Calpestiamo la cartina di Torino per rintracciarvi le oltre 70 aziende automobilistiche nate nel capoluogo piemontese nel corso del Novecento, oltre 80 i carrozzieri che vi operano e ancora oggi sede di poli di eccellenza nel campo della progettazione e del design. E dalla sinfonia meccanica di motori, ruote e telai, forme di espressione artistica in quanto prodotto dell'inventiva e della creatività umana, attraverso l'esplorazione della produzione seriale, sperimentata per la prima volta in America nelle officine Ford, raggiungiamo i marchingegni allineati lungo le pareti, totem mediatici in metallo, che rimandano al concetto di lavaggio del cervello, di cui la pubblicità è spesso accusata. L'auto è follia, amore esagerato, grottesco e caricaturale, e le strade sono una giungla di segnali, simulacri degli infiniti divieti e delle necessarie regole cui occorre attenersi nella guida, così come nella vita. Alla fine, in una sorta di cavalcata onirica ed entusiasmante, in formula tutte le auto da corsa della collezione, di tutte le epoche, si ritrovano qui, a correre insieme verso il traguardo. La fine del percorso è un nuovo inizio. Ecco il design, la creatività all'opera, l'idea che diventa sostanza grazie all'applicazione e al lavoro di squadra. Dai precursori che dal XV secolo hanno studiato per capire in che modo evolversi dalla forza fisica animale, ai precursori di oggi, che lavorano per realizzare il sogno di una vettura che sia simbolo dell'epoca in cui si muove. Il Museo dell'Automobile racconta una storia che non finisce, in continua evoluzione,
che affonda le radici nel passato, correndo a tutta velocità verso il futuro.